Il 2017 è stato un anno molto positivo per l'industria italiana della trasmissione di potenza meccanica e meccatronica, che grazie ad una crescita dell'11,3% sull'anno precedente, ha visto il fatturato di settore superare i 7 miliardi e 300 milioni di euro. Un risultato di assoluto rilievo, ottenuto grazie alla capacità dei produttori italiani di cogliere appieno tanto la dinamicità del mercato nazionale, dove le consegne sono cresciute di 10,6 punti percentuali, tanto quella dei mercati internazionali, dove le vendite sono cresciute nel complesso dell'11,8%. Analizzando i dati di export più da vicino, si rileva facilmente come le performance più positive siano da attribuire a cuscinetti e parti di cuscinetti e altri elementi di trasmissione. Leggermente inferiori alla media, invece, le performance di ingranaggi e sistemi di trasmissione, per i quali le crescite si attestano appena sotto la soglia della doppia cifra. In crescita tutte le aree di destinazione delle esportazioni italiane rispetto al 2015, con la sola eccezione dell'Africa, che tuttavia rappresenta valori residuali. Esportazioni in crescita anche in tutti i principali mercati paese, particolarmente positive Cina, Polonia e Svezia, un po' meno dinamici USA e Regno Unito. Se i mercati esteri sono una componente essenziale, con cui il settore sviluppa quasi il 60% del fatturato al netto del cosiddetto export indiretto, ovvero sistemi e componenti di trasmissione che vengono montati su prodotti fatti in Italia ma destinati all'esportazione, non da meno è il ruolo del mercato nazionale. In Italia, il settore delle trasmissioni meccaniche e meccatroniche nel 2017 ha fatturato più di 5 miliardi e 700 milioni di euro, di cui 3 miliardi e 100 milioni abbondanti prodotti da aziende italiane. Storicamente capaci di presidiare il mercato domestico con percentuali superiori al 50%, nel 2017 le vendite dei produttori italiani sul mercato nazionale sono cresciute del 10,6%, quasi un punto percentuale meglio dei concorrenti stranieri. La crescita delle importazioni nell'anno appena trascorso, infatti, si è attestata a più 9,7%, portandone il valore assoluto a oltre 2 miliardi e 600 milioni di euro, pari, nel complesso, al 45,7% del mercato nazionale. Una crescita che, peraltro, ha visto protagoniste tutte le famiglie di prodotto che contraddistinguono il settore, così come le importazioni provenienti da tutto il mondo, senza eccezione per alcuna macroarea. Dinamiche che trovano conferma anche dall'analisi dei trend delle importazioni dai principali paesi fornitori di prodotti del settore, che infatti mostrano tutti segni positivi con la sola eccezione dei Paesi Bassi. L'effetto congiunto di performance migliori e maggior peso relativo delle esportazioni rispetto alle importazioni non poteva che avere come risultato un netto miglioramento del saldo della bilancia commerciale di settore, che infatti si è puntualmente manifestato con una crescita del 15,5%. Crescita che ha coinvolto tutte le famiglie di prodotto del settore, ad eccezione degli ingranaggi, che al contrario vedono ridursi il proprio contributo al saldo commerciale di settore di 0,8 punti percentuali. Il saldo di settore, già abbondantemente positivo, cresce così fin oltre i 1.600 milioni di euro, grazie al contributo di tutte le famiglie di prodotto, ad eccezione delle parti di cuscinetti e di manovelle ed alberi, che, seppur minimi, mostrano ancora saldi negativi. Passando all'analisi per macro aree, il settore presenta, seppur con tendenze contrastanti, saldi positivi con tutte le aree principali, ad eccezione dell'Asia, con cui il saldo di settore è in deficit di poco più di 250 milioni di euro. Anche il confronto con i principali paesi partner commerciali restituisce un'immagine positiva dell'industria italiana della trasmissione meccanica e meccatronica del movimento della potenza, evidenziando per la nostra nazione saldi positivi con tutti, ad eccezione di Cina, India e Paesi Bassi. Volendo tirare le somme sulle performance dell'industria italiana dei sistemi di trasmissione meccanica e meccatronica nel 2017, possiamo concludere che il 2017 si è chiuso con risultati ancora più positivi del previsto, più 11,3% rispetto a più 8,3% per la trasmissione di potenza italiana, portando il fatturato del settore al nuovo record storico oltre i 7,3 miliardi di euro.
A tale risultato hanno contribuito tanto le performance sul mercato interno quanto le esportazioni, con una leggera ma significativa prevalenza di queste ultime, più 11,8% contro più 10,6%. Nel 2017 sono cresciute anche le importazioni, ma con percentuali inferiori sia rispetto alle consegne Made in Italy, sia alle esportazioni, dando così una spinta eccezionale al saldo della bilancia commerciale di settore, che, cresciuto in corso d'anno di ben 15,5 punti percentuali, è risultato positivo per oltre 1,6 miliardi di euro. Passando alle attese del settore per l'anno in corso, basate sui risultati registrati nei primi mesi, lo scenario sembra confermarsi estremamente positivo, tanto sui mercati internazionali quanto su quello domestico. Infatti, dall'indagine della Commissione economica ASIOC, è emerso che la produzione nei primi sei mesi del 2017 dovrebbe essere cresciuta di 5,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2017, risultato che, proiettato a fine anno, porterebbe il fatturato dell'industria italiana di settore a superare i 7,7 miliardi di euro. A tale performance dovrebbero contribuire tanto le esportazioni, che crescendo del 6,4% dovrebbero superare i 4,5 miliardi di euro, quanto le consegne sul mercato interno, che con una crescita di oltre 5 punti percentuali passerebbero a fine anno i 3,2 miliardi di euro. Previste in decisa crescita anche le importazioni, più 6,5%, con un mercato interno che, crescendo di ulteriori 5,7 punti percentuali, a fine 2018 dovrebbe sforare quota 6 miliardi di euro. Grazie al maggior peso in valore assoluto delle esportazioni, risulta positivo sul saldo della bilancia commerciale l'effetto della previsione di crescita pressoché identica rispetto alle importazioni. Come conseguenza, la bilancia commerciale di settore a fine anno dovrebbe risultare positiva per oltre 1 miliardo e 700 milioni di euro, registrando una crescita di 6,3 punti percentuali sul 2017. Tanto il 2017 quanto a maggior ragione il 2018 dovrebbero rafforzare le già ottime basi di competitività dell'industria italiana. La capacità di presidiare i mercati internazionali, espressa dal rapporto export su produzione, dovrebbe crescere a tassi costanti, tanto nel 2017 quanto nel 2018, rafforzando il posizionamento dell'industria italiana di settore in zona di assoluta eccellenza. Bene anche la capacità dell'industria italiana di presidiare il mercato domestico, espressa dal rapporto consegne sul mercato nazionale, che dopo essere ulteriormente cresciuta nel 2017, nel 2018 potrebbe mostrare una leggera contrazione, attestandosi comunque al 54%. L'insieme di queste due caratteristiche descrivono l'industria italiana come un'industria di assoluta eccellenza nel panorama internazionale. Tale dato sembra trovare conferma anche dagli indicatori di produttività, che vedono crescere nel periodo indicato tanto la dimensione media delle aziende del settore quanto il fatturato medio per addetto. Thank you.